Una delle richieste più frequenti all'interno dei commenti del mio canale è la richiesta di conoscere come si diventa piloti di linea, quindi piloti civili. E quindi oggi ho deciso di fare un video in cui vi spiego passo per passo, quindi sarà un po' lunghino, tutti gli step che vi occorrono per diventare piloti di aerei civili, quindi piloti che lavorano in compagnia aerea. Allora, ci sono diversi passi che adesso vi elencherò, sia nei tempi che nei costi e soprattutto anche nell'impegno che è necessario profondere per fare questa cosa qui. Quindi seguitemi perché il discorso è abbastanza articolato. Allora, quando si pensa o si ritiene di essere pronti a intraprendere la carriera di pilota civile, bisogna innanzitutto rivolgersi a una scuola di volo. Dove si trovano le scuole di volo? Normalmente si trovano nei pressi di un aeroporto o più raramente di un'aviosuperficie, quindi comunque si devono trovare per forza di cose vicino a una qualche struttura che consenta di utilizzare aerei. Ci sono rarissimi casi in cui le scuole di volo si trovano lontane dall'aeroporto, però, ripeto, sono casi molto molto rari. Allora, una scuola di volo si riconosce perché innanzitutto è dichiarata, quindi è un ATO, è un'azienda in grado di fornire una preparazione aeronautica adeguata. E queste scuole di volo, potete fare una ricerca con scuola di volo e vicino la vostra città o la città più grande vicino a voi. Se ha un aeroporto sicuramente c'è una scuola di volo, ovviamente deve essere di un certo rilievo l'aeroporto, e quindi vi dovete rivolgere lì per ottenere dei preventivi molto precisi, perché io vi darò dei costi indicativi e soprattutto anche per capire quando partono i corsi, se i corsi sono già partiti oppure no, se avete i requisiti per prenotare la visita medica di cui adesso vi parlerò. Quindi partiamo da questa cosa: dovete rivolgervi a una scuola di volo. Tutte le indicazioni che io vi darò in questo video, ripeto, sono tali, quindi sono indicazioni, non sono da prendere come legge, perché poi ogni scuola di volo decide per sé. Non solo, le indicazioni che vi darò sono da intendersi valide per l'Italia, quindi se voi fate il vostro percorso di studi all'interno del nostro paese, quindi in Italia. Questo perché fuori dall'Italia succede di tutto e sinceramente io non so nemmeno che cosa succeda. Quindi io vi parlerò semplicemente dell'Italia. Dopo esservi recati alla scuola di volo, sicuramente vi diranno che è necessario fare una visita medica. Questa visita medica serve per far capire alla scuola di volo, ma in generale a tutto il comparto aeronautico, se voi siete in effetti fisicamente pronti ad affrontare, siete abilitati ad affrontare il volo, perché il volo non è cosa proprio per tutti, in quanto delle menomazioni fisiche, piuttosto che dei problemi, quali ad esempio le vertigini, possono causare dei problemi serissimi se voi vi mettete alla guida di un aeromobile. E dovete sapere che la visita medica si compone di due parti, una parte fisica e una parte psicologica, quindi è un test psicofisico. Durante la visita medica saranno effettuati esami dal più semplice, esami del sangue e delle urine, per poi passare a esami un po' più approfonditi, quali ad esempio gli audiogrammi per vedere se il vostro timpano funziona, se è elastico e quindi se può sopportare le variazioni bariche all'interno dell'aeromobile. Se vedete bene, non è necessario vedere perfettamente, potete avere qualche grado di qualche diottria di miopia, non so precisamente adesso quanto sia il limite, però vi lascio in descrizione un link con il testo attualmente in uso, e perché comunque i parametri possono variare, però sappiate che se volete fare i piloti civili potete portare gli occhiali o le lenti a contatto, ovviamente entro certi limiti, quindi potete farlo. Il mito che i piloti siano tutti senza occhiali è da sfatare. Quindi questa visita medica però si può comporre in due maniere: potreste avere una visita medica di prima classe o una visita medica di seconda classe. Adesso vi spiego. Allora, partiamo dalla visita medica. La stessa viene fatta in giornata e avete l'esito in giornata. Vi dovrete recare a un centro aeromedico che rilascia un certificato che legalmente attesta che voi siete abilitati a condurre un aeromobile. La visita di prima classe vi abilita al volo
fino al brevetto ATPL, quindi fino al massimo brevetto possibile, ed è quella che io vi consiglio di fare per capire se voi potrete affrontare poi tutti i vari brevetti di cui vi parlerò adesso, oppure se non lo potete fare. Questo perché esiste una visita medica di seconda classe con meno esami, però la visita psicologica è sempre inclusa anche nella visita medica di seconda classe. E questa visita medica di seconda classe costa leggermente di meno, ovviamente perché ci sono meno esami da fare, e vi abilita soltanto al primo brevetto, al brevetto di pilota privato. Quindi adesso che parleremo dei brevetti capirete un po' meglio. Quanto costa la visita medica? La visita medica, in base a dove la fate, costa all'incirca di prima classe un 150 euro per la prima visita, quindi prima classe, seconda classe dovrebbe costare circa 80 euro. Ora, attenzione, perché i prezzi potrebbero, ripeto, variare, dipende da dove andate a farli, però indicativamente la cifra è questa qui. Se volete continuare fino alla fine, la visita medica che non dovete, ma vi consiglio di fare, è la prima, perché la seconda vi basta per un anno, anzi più di un anno la validità della seconda classe, per fare il PPL, quindi può andarvi bene. Però se dovete arrivare a fare l'ATPL, dovete fare la prima, perché se voi fate la seconda e poi una volta terminato il PPL andate a fare la prima per fare gli altri step, magari vi dicono con un esame in più che qualcosa non va, è chiaro che rimanete un po' fregati, perché tutti i soldi che avete impiegato per fare il PPL sono sfumati, vi rimarrà solo quello. Quindi io vi consiglio prima, lo ripeto ancora una volta. La visita medica dura all'incirca 6-7 ore in base alla congestione che c'è negli uffici dove andrete a fare quest'esame, che normalmente sono uffici dell'aeronautica militare, e quindi in giornata voi avete l'esito. Se l'esito è positivo vi rilasciano un foglio dove c'è scritto che voi siete abilitati alla prima classe, se no vi rilasciano un foglio che vi dice che siete abilitati alla seconda classe anche se avete chiesto la prima, cioè se gli esami di seconda classe sono tutti ok, voi avrete inizialmente la seconda classe, oppure vi dice che nessuna delle due e quindi non potete continuare, e in quel caso dovete chiedere il perché c'è stato un diniego da parte del centro aeromedico. Quindi una volta sentito il centro aeromedico, avuto l'esito positivo, vi potete nuovamente recare alla scuola di volo e fare l'iscrizione per il primo brevetto, il brevetto di pilota privato, che si chiama PPL, quindi Private Pilot License, quindi licenza di pilota privato. Cosa significa privato? Che non potete esercitare la professione di piloti, nel senso non potete essere retribuiti come piloti, ma potete soltanto svolgere voli per vostro conto, anche portando passeggeri tipo i vostri amici, ma non potete ad esempio rilasciare una fattura dove dite per attività di volo, oppure farvi pagare dai vostri amici per il volo. Certo, potrete smezzare il carburante, potrete dividervi il costo del carburante, però non potete non potete acquisire del denaro per l'attività che voi andate a svolgere. E questo è il senso della prima P, quindi private, privato, primo brevetto. Questo brevetto quanto costa, quanto dura e cosa vi insegna? Allora, il primo brevetto costa circa 12.000 euro e ci vuole un anno. Da quando voi iniziate, circa, a quando voi terminate. In cosa consiste? Questo brevetto consiste in 150, giù di lì, ore di teoria più 45/50 ore di volo. Di queste 45-50 ore di volo, 10 sono in solista, che significa che volerete da soli. Allora, vi spiego meglio. Voi iniziate e inizia il corso teorico. Questo corso teorico di 150 ore vi spiega un po' di tutto quello che riguarda le basi del volo, quindi regolamentazione, principi del volo, comunicazioni, quindi la fonia, vi insegna come funziona l'aeroporto, vi mostra proprio le basi del volo, vi spiega i primi strumenti a bordo dell'aeromobile, quindi vi fa medicina del volo, fattore umano, che sono due materie molto molto importanti, quindi vi istruisce a proprio le basi.
E per fare i voli voi utilizzerete un aereo da turismo, quindi un aereo piccolino monomotore ad elica a pistoni, che vuol dire che il motore che equipaggia questi aerei è uno solo, muove un'elica ed è a pistoni, quindi non è una turbina, è un motore simile a quello dell'autoveicolo. Questi aerei possono trasportare 2, 3, 4, 5 persone, ci sono aerei che portano anche qualcosina in più, però sostanzialmente sono aerei piccoli. Questi sono aerei scuola, quindi che possono sopportare anche sollecitazioni elevate e quindi farvi imparare sostanzialmente a volare. E quindi le ore di teoria si fanno in aula e servono per capire qualcosa in più. Le ore pratiche si fanno con l'istruttore al fianco che inizialmente vi mostrerà i primi comandi, le cose più importanti dell'aeromobile, il circuito di traffico, ad esempio attorno all'aeroporto, vi mostrerà i rudimenti proprio del volo, le virate, eccetera, eccetera, per poi arrivare a simulazioni di situazioni di emergenza in modo tale che siate formati per poter gestire anche i guasti. Quindi si provano sul campo gli stalli, si provano piantate motore ovviamente simulate e tutta una serie di altre cose che sono richieste dall'esame finale. Infatti alla fine di questo brevetto è previsto un esame teorico, quindi un esame a crocette, risposta multipla, che non è uguale a quello che si fa per la patente, cioè lì è molto difficile sgarrare perché è un esame molto più complesso, le materie sono molte e serve molto impegno, non va preso sotto gamba e soprattutto il modo di fare abbastanza diffuso di farsi tutti i test a casa fino a quando li si impara a memoria è praticamente inutile perché il database, oltre a cambiare, insomma non è il problema il database ma siete voi che, vi ricordo, non siete a terra e in caso di qualsiasi problema tirate il freno a mano e scendete dal veicolo, ma qui siete a mezz'aria e fermarsi viene male perché insomma sapete che fermarsi a mezz'aria non è naturalmente possibile, quindi serve molto impegno. E questo servirà anche soprattutto nei prossimi brevetti, però già da questo serve molto impegno. Quindi il PPL vi abilita alla guida di questi piccoli aeromobili. Non c'è un rating, cioè potete utilizzare tutti gli aeromobili, ci sono non sono dei brevetti, sono come delle abilitazioni, anzi sono delle vere e proprie abilitazioni, se ad esempio l'aereo all'elica a passo variabile, che è una particolare configurazione dell'apparato motopropulsivo, se ad esempio l'aereo al carrello retrattile, se ha insomma tutta una serie di attrezzature, più roba c'è sull'aereo e più voi per volare su quell'aereo dovete essere abilitati. Però ad esempio un Cessna 172 non ha tanti problemi, cioè voi con il semplice PPL, semplice oddio, potrete portarlo in volo sia dove vi trovate, dove avete fatto scuola, ma sia in qualsiasi altra parte del mondo, a patto che voi parliate in inglese in radio. E quindi vi consiglio, qualora vi venga prospettata la domanda, come si fa la fonia in italiano o in inglese? In inglese, perché comunque farla in italiano è riduttivo e anche un po' stupido, in quanto comunque ogni volta che voi comunicate in italiano con la torre deve comunicare a tutti gli altri piloti che stanno attorno a voi in inglese, perché gli altri piloti hanno anche bisogno di sapere voi che cosa fate. E tanto per dirne un'altra sul PPL, in questo caso si vola a vista, quindi si vola con l'utilizzo degli occhi. Nel senso che gli strumenti esistono, certo si guardano, però sono un ausilio al volo, non sono una cosa fondamentale. Quindi ci sono delle minime meteorologiche per poter volare con il PPL, sotto le quali esistono tante, esiste il VFR speciale che vi consente di volare con condizioni abbastanza complicate, però comunque sotto queste condizioni molto complicate comunque voi non potete andare in volo, mentre con l'IFR che vedremo fra un po' voi potete andare in condizioni di volo anche praticamente di nebbia completa o giù di lì. Allora, il PPL quindi è terminato, ora passiamo al brevetto successivo. Il brevetto successivo si chiama CPL, che sta per Commercial Pilot License, quindi licenza di pilotaggio commerciale. Commerciale è, qui capite la differenza, quindi non è più privato, ma potete farvi retribuire per, insomma, andare in volo, potete svolgere attività per cui vi possono pagare, questa è la sostanziale differenza. E un'altra sostanziale differenza riguarda la tipologia di volo, vi ricordate ho detto volo visuale, in questo caso si inizia a fare il volo strumentale, quindi l'IFR, le regole del volo strumentale, instrumental,
E queste regole del volo ovviamente sono molto più complesse. Di pari passo al CPL, per chi ovviamente vuole diventare pilota di linea, l'ultimo e più importante brevetto, l'Airline Transportation Pilot License, quindi la licenza di pilotaggio per aerei di linea. Questi due solitamente si fanno insieme in quello che si chiama addestramento modulare, in cui i moduli sono PPL, CPL, ATPL, e poi all'interno di questo CPL ci sono una serie di sottobrevetti che sono delle abilitazioni, anche in quel caso l'AIR, la MEP, il volo notturno e così via, ce ne sono un po'. Questi due però solitamente, per chi vuole diventare poi pilota di linea, vanno insieme, quindi potremmo vederli insieme. La cosa che non vi ho detto è che voi potreste fare un corso che si chiama integrato, in cui voi, invece di fare quello modulare, non fate il PPL in questo integrato, ma iniziate direttamente con il CPL e la TPL. Inutile dire che queste cose stanno qua dentro, quindi non è che non le fate. Il corso ha molte più ore, molto più denso, e non vi lascia molto tempo per le vostre attività, quindi io vi consiglio, per due ragioni, di fare il corso modulare. La prima è che se al PPL vi rendete conto che non è cosa per voi, non vi piace, non ci riuscite o comunque in senso lato non pensate di dover andare avanti, vi potete fermare qui e risparmiare un sacco di soldi. La seconda ragione riguarda sempre i soldi, purtroppo, cioè con il PPL, il CPL e la TPL pagate, vedete, con una certa cadenza le varie scadenze economiche di pagamento. Con l'integrato invece voi andate a pagare tutto insieme. Ovviamente non pagherete tutto insieme alla scuola di volo, ci sarà una rateizzazione, però sarà molto più limitata rispetto a questa. Tenete presente però il fattore tempo e il fattore forse, come lo chiamo io, cioè siamo sicuri che poi noi, una volta iniziato l'integrato, continuiamo fino alla fine? Perché non è per niente scontato, come diremo alla fine. Allora, parliamo del CPL e ATPL, che per inciso adesso chiamerò solo ATPL, perché noi vogliamo arrivare qui. Quanto costa fare questa cosa qui? Purtroppo il costo è molto più elevato del precedente e si aggira intorno ai 30.000 euro, ed è una bella cifra. Il corso ATPL con il CPL dura anch'esso un anno, ma la sorpresa viene alle ore di addestramento, cioè qui si fanno 650 ore di teoria più 80/90 ore di volo, di cui ora vedremo anche un'ulteriore sorpresa in merito a questa storia delle ore di volo. Quindi, come potete vedere, la cifra per fare questo brevetto è notevolmente più alta. Come vi ho detto, le cifre possono variare, io vi sto dando le cifre indicative, quindi medie, mediamente vi dovreste ritrovare. Con questo brevetto voi iniziate ad avvicinarvi alle compagnie aeree, però, sorpresa, qui nel mezzo c'è una cosa essenziale da fare, che si chiama riempimento o time building. Questo riempimento, che cos'è? Allora, per poter, diciamo, non iniziare ma poter dare l'esame del CPL e TPL, sono richieste da voi complessivamente 150 ore di volo, di cui 100 solista. Quindi, che significa che voi arrivate dalla TPL, dal PPL, che avete soltanto 45-50 ore di volo, di cui 10 in solista, quindi 10 da soli. Qui sono richieste 150 con 100 soliste. Quindi le altre 100 o le altre 90, è chi delle due è minore? Chi ce le fa? Ovviamente noi. E questo riempimento si vola con aerei, quindi con il PPL, con gli aerei che siete abilitati a pilotare con il PPL, e sono tantissimi soldi anche qui, perché in Italia un'ora di volo mediamente costa 200 euro. Poi c'è la scuola di volo che ti fa 160, quella che ti fa 240, mediamente però siamo sui 200 euro. Capite bene che 200 euro per praticamente le 90 ore di volo che rimangono sono una bella cifra. Sono 18.000 euro che si possono fare, queste ore di volo, contestualmente alla teoria del CPL e TPL. Quindi in realtà non sono da fare nel mezzo, ma si fanno praticamente in contemporanea. Queste servono a garantire
a praticamente l'ICAO che ha stabilito questa regola, che voi comunque sappiate volare, che abbiate fatto un po' di pratica, è un bel po' di pratica. E quindi questo riempimento si trova nel mezzo e adesso iniziamo a fare qualche somma. Voi direte, ok, abbiamo fatto la TPL, questa TPL però la verità è che ha una F a fianco al suo nome, che sta per frozen, ovvero congelato. Perché questa TPL è congelato? Perché per scongelarlo bisogna metterlo nel microonde del type rating. Che cos'è questo type rating? Il type rating vi consente, una volta che avete acquisito la TPL, di poter volare su una specifica macchina, un 737, un Airbus 320, un 747, quello che voi desiderate. Questo type rating dipende, perché qui la domanda viene spesso, cioè il type rating, chi se lo paga? Allora, dipende, ci sono delle compagnie che ve lo pagano, cioè ve lo anticipano, ecco, questo è da dire correttamente, perché comunque nessuno ve lo paga, ve lo regala, ecco, però ci sono delle compagnie che ve lo anticipano, quindi dicono, va bene, noi ti facciamo il contratto, tu per 20-30 giorni, quello che è necessario per... avere il type rating, vai nelle nostre sedi, lo fai e poi inizi a lavorare. Durante il lavoro, negli anni in cui tu lavori, ovviamente noi ti decurteremo dallo stipendio mese per mese una certa cifra che è il type rating. Questa cifra ovviamente incide in maniera non esagerata sullo stipendio, però sappiate che un type rating può costare anche 30.000 euro. Questo cosa significa? Che se la compagnia non ve lo fa, voi dovrete scucire di tasca vostra altri 30.000 euro più vitto e alloggio per il punto in cui voi andrete a fare questo type rating. E questo type rating dura mediamente 30 giorni, quindi grosso modo è questo. Il vantaggio di avere una compagnia che ve lo fa non è soltanto economico però, pensateci, il fatto che la compagnia vi abbia fatto il type rating vuol dire che sta investendo in voi e quindi che per qualche anno vi terrà sicuramente in compagnia. Quindi vi consentirà di avere un contratto a tempo praticamente indeterminato. Allora, abbiamo visto un po' i costi, abbiamo visto i tempi, quindi cerchiamo di fare un totale e poi di smentire o confermare alcuni luoghi comuni sul pilotaggio, perché ce ne sono molti. Allora, parliamo di costo. Ovviamente io includo anche il type rating, però potete tranquillamente rimuoverlo poi voi stessi con una semplice sottrazione. Allora, abbiamo il PPL 12.000, 18.000 siamo a 30.000, 60 è 90.000, quindi per diventare piloti praticamente servono 90.000 euro, più aggiungere io 5.000 euro tra biglietti del treno, benzina per andare all'aeroclub, insomma quello che serve per andare all'aeroclub, ci sono anche gli esami che sono scorporati da questo prospetto che costano all'incirca, possono costare 300, possono costare 1000 euro, dipende dall'esaminatore, da dove viene, da una serie di parametri. Quindi il da mangiare, perché qualche volta, più di qualche volta rimarrete in scuola di volo, il pomeriggio, tra la mattina e il pomeriggio, ci possono essere dei costi accessori, insomma tutta una serie di cose, quindi considerate circa 95.000 euro. E il tempo sono all'incirca 2 anni. Ora, chiunque direbbe, sei pazzo. Chi è così pazzo da mettersi a fare questa cosa qui? Ah, nella somma non ho messo la visita medica, ma perché a livelli di zero, non, cioè, avete capito bene, insomma. 2 anni e 95.000 euro per fare cosa? Allora, questo luogo comune va sfatato, confermato, quindi capiamolo. Cioè la domanda è, si trova lavoro dopo aver fatto tutto questo percorso enorme, e aver speso tutti questi soldi? La risposta è sì, virgola, ma il lavoro c'è, ma voi dovete certamente essere disposti, come in tutti i lavori, a un po' di mobilità all'inizio. Che cosa significa? Che non vi potete aspettare di trovare lavoro nella compagnia che
esattamente alla sede nell'aeroporto più vicino a casa vostra. Certamente vi dovrete un po' spostare, dovrete andare a sentire anche compagnie che si trovano, certamente compagnie che si trovano fuori dall'Italia, certamente compagnie che hanno sedi che non si trovano negli aeroporti vicini a casa vostra. Questo è sicuro, anche se il mio augurio, nel caso in cui vogliate intraprendere questa carriera, è quello di trovare, di trovarvi nella situazione più comoda possibile. Però l'esperienza e anche le storie che nel corso del tempo ho potuto ascoltare mi confermano che purtroppo l'inizio è in salita, cioè è in salita sì economicamente, ma è in salita anche dopo questi brevetti. Però il problema è un altro, cioè chiunque potrebbe dire va bene, ammettiamo di voler fare dei sacrifici sia geografici, cioè spostarsi, sia economici, spendere questa enorme cifra per il brevetto, i brevetti, ok, vale la pena a livello economico. Sì, perché parlando di stipendi, gli stipendi all'inizio non sono un granché, cioè un primo ufficiale non guadagna tantissimo, parliamo nell'ordine dei 1000-1500 euro, soprattutto se vi stanno scorporando il type rating. Successivamente, con gli anni, lo stipendio sale, può arrivare a 4000 euro, fino ai capitani più anziani che possono percepire stipendi nell'ordine di 8000-10000 euro al mese, stiamo parlando. Quindi la cifra comunque a lungo termine rientra. Ora il problema è un altro. Per fare questo lavoro non bisogna porsi nell'ottica di fare soldi, perché l'immagine dei piloti ovviamente è sempre collegata a dei preconcetti, per lo più sbagliati nell'epoca moderna. Quindi il pilota non è più quello status symbol, una persona comunque ricchissima o che svolge una vita particolare. In realtà il pilota non è né più né meno che il conduttore di un mezzo bellissimo e spettacolare, però pur sempre il conduttore di un mezzo. Le compagnie aeree, come d'altronde chiunque, non ha nessuna voglia di regalare soldi al primo che capita, ma anche al secondo, al terzo che capita. Per cui comunque il vostro stipendio sarà, in questo caso, proporzionato a quello che voi fate, alla responsabilità che voi vi prendete. Quindi comunque questa cifra a lungo andare rientra tutta, e secondo me con la passione, di cui parlerò fra poco, questa cifra diciamo che passa in secondo piano. Molti mi hanno chiesto, sì, ma come si fa a raggiungere una cifra del genere? Allora, io non ho ovviamente la spiegazione, la soluzione per tutti i casi di voi che state ascoltando questo video, però tenete presente una cosa. Prima di farvi tutto questo schema, prima anche solo di pensare alla visita medica, al corso TEA, che tra l'altro c'è qui in mezzo, che vi consente di parlare poi in inglese con un livello adeguato in fonia, c'è una considerazione importantissima da fare. Cioè, per intraprendere questo mestiere serve sostanzialmente non i soldi, non il tempo, ma la passione. Senza passione, purtroppo, voi vi ritroverete a fare un lavoro che non volete fare, per cui avete speso un sacco di soldi e probabilmente nemmeno supererete il PPL, perché vi ricordo che la discrezione di presentare l'esame è sì vostra in base alla vostra preparazione e tutto quanto, ma se voi sarete mal preparati certamente l'esame non lo passerete, perché l'esame non è semplice, nel primo, nel secondo, nel terzo sono semplici. I colloqui con le compagnie nemmeno per sogno, perché le compagnie richiedono personale preparato, personale efficiente, personale anche che abbia un entusiasmo notevole. Serve molto entusiasmo per fare questa cosa qui, perché vedete questa linea, io l'ho tracciata apposta in salita, perché è una salita. Poi c'è una discesa, quelle sono le soddisfazioni che arrivano dopo, però mi rivolgo soprattutto ai più giovani, a quelli che magari stanno facendo la scuola superiore, se non la scuola media, e pensano alla questione del loro lavoro, magari vogliono intraprendere la questione del pilotaggio. Il mio consiglio spassionato è quello di capire se voi veramente volete fare questa cosa. Non è detto, e l'idea può cambiare anche mentre voi state facendo il PPL. Per qualcuno l'idea cambia addirittura mentre sta facendo il CPL o la TPL. Quindi fate un percorso modulare, vi dà la possibilità di interrompere questo percorso qualora vediate che la cosa non fa per voi. E cosa molto più importante, tenete anche presente dell'impegno che serve per fare questa cosa qui. Ci vuole molta maturità, ci vuole molta responsabilità per poter anche solo iniziare questa cosa qui. Dalla visita medica fino al type rating la strada è molto molto lunga e, come ho detto, è in salita. Però la cosa essenziale, importante da dire, è che se voi avete la passione, se voi avete la volontà, tutte queste cose passano in secondo piano.
Quindi passione sostanzialmente importantissima. E livello economico, a livello economico come fare? Vi potrei dare due dritte, però non saprei dire per ogni caso come fare. Esistono dei prestiti, ad esempio, esistono magari, escludendo le famiglie facoltose, di cui comunque io non ho nemmeno idea di chi possa in effetti sostenere questa cifra così candidamente, però sostanzialmente ci sono delle possibilità economiche, soprattutto se voi ci mettete la passione e se nel corso di queste cose vedete che la cosa vi prende, che fa per voi. Se la cosa non fa per voi, vi ripeto ancora una volta, fermatevi, perché non avrete soddisfazioni. Molti dicono: va bene, ma tanto poi ti mettono in cabina, attacchi il pilota automatico e fa tutto l'aereo. Non è vera questa cosa. Però per chi magari ci arriva senza entusiasmo, questo è un ulteriore fattore che può determinare il fatto di dire: faccio un lavoro che non mi piace. Quindi, in definitiva, ultimo consiglio, molti dicono: va bene, il riempimento e magari anche CPL e TPL me lo vado a fare all'estero. Allora, per l'estero ricordatevi di una regola essenziale. Ah, innanzitutto dovete sapere la lingua del posto, possibilmente, e l'inglese è essenziale, importantissimo e obbligatorio, perché dovrete comunicare con gli enti di controllo, quindi senza inglese non fate niente. Però se poi le due lingue coincidono, tanto meglio, vorrà dire che siete andati o in Inghilterra o negli Stati Uniti. Soprattutto per chi sceglie gli Stati Uniti, però, fate attenzione ad una cosa. Essendo molto numerose le scuole di volo negli Stati Uniti, ma questo vale anche per gli altri paesi, paradossalmente la qualità dell'insegnamento potrebbe essere più bassa. E questo determina dei rallentamenti nello studio, perché comunque poi l'esame voi lo dovrete fare. E avere una scuola di volo che non ti forma bene o ti forma comunque parzialmente, che non ha dei bravi istruttori e ancora di più non ha degli aerei efficienti, può significare tante cose. Quindi nella scelta della scuola di volo, sia italiana, ma è difficile sostanzialmente in Italia che troviate una brutta scuola di volo, ma soprattutto all'estero, sentite, ascoltate i pareri di chi esce. Se la scuola di volo ha aerei tutti scassati, voi vi ritroverete a combattere con emergenze quotidianamente. Questa cosa non va bene, perché voi dovrete essere invece liberi di volare. Anche perché magari voi dite: sono venuto in America appositamente per poter risparmiare qualcosina, ora mi trovo praticamente a fronteggiare dei problemi, quindi magari preferivo pagare di più però stare tranquillo. Ricordatevi che comunque chi pilota l'aereo siete voi, quindi voi siete i responsabili sia per voi che per tutti quelli che vi sono intorno. Prestate molta attenzione. E per finire, ovviamente, il mio invito è quello di porre delle domande nei commenti se qualcosa mi è sfuggito, se qualche dubbio è rimasto, e sarò felice, nei limiti del possibile, di insomma rispondervi e di chiarire i vostri dubbi. Ricordate anche di mettere mi piace al video se vi è piaciuto e di condividerlo. Chissà che qualche vostro amico non voglia intraprendere questa strada e quindi si trovi avvantaggiato nel sapere già queste cose. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video.